Mamma mia, voglio, mamma mia, l'arco, ecco ci è voluto. Sì, per carità, la partita abbiamo fatto noi, il primo tempo sembrava che chissà quanto gol l'ulemo fa, stiamo proprio in assedio. Aiuto in vantaggio Verò. Facciamo sempre questo, facciamo. Aiuto in vantaggio Verò. Poi dopo, Kvaratskhelia ci ha messo la pezza. A proposito di Kvaratskhelia, però porto troppa palla, per carità, se può pure permetto, però ride, uno passa, due passa, tre passa, una finta, due, tre, quattro, cinque, poi e rimbalzo pallone, cosa fa rimballare? Ma essere più concreto, per carità, pure che questo è vittorio, così, non è che non abbiamo giocato, anzi abbiamo giocato meglio noi, abbiamo giocato, possesso palla, tutto quello che dovevamo fare, però 2 a 1 è un risultato che non è veritiere, perché per come abbiamo giocato, per le tante occasioni che ci abbiamo mangiato, non ci sta. O era, ma vinto è quello che è importante, vincere, anzi qua si stava mettendo pure male, stavamo perdendo 1-0. Meno male che abbiamo rimontato questa partita, meno male. Meno male, perché se no non so che opinione davo a questo a sto Napoli. Meglio così, dai, tanto comunque alla fine, voglio, ma in zona Champions. A zona Champions mi pare che stiamo a 4-5 punti, quindi chi è l'obiettivo? È la zona Champions. È inutile che ci affanniamo, chi è il terzo posto, almeno terzo, dai, o Milano sta a 10 punti. Diciamo, tra la terza e la quarta sono 10 punti di differenza, come pigli giù Milano per dire, capo, non cagna niente terza e quarta, era solo per diciamo di salire sul podio da ex campioni d'Italia, quindi perché ex ovviamente, perché chi stanno no, è già sì ex, però è pensare che è sto Napoli. L'anno scorso ci ha fatto proprio divertire, ha dato tante soddisfazioni. La soddisfazione più bella però gli ha ricordato per sempre questo, che come ha vinto Napoli, lo scudetto, il terzo è umile e misero scudetto come voi lo chiamate, non lo vincerà mai nessuno, mai nessuno. Perché voglio ricordare che la squadra che sta pure al primo posto, pure quella che sta al secondo, pure quella che sta al terzo, che sta di chi ne riebbe, specialmente quella che sta al primo posto, sta a 900 milioni di euro debito. Noi abbiamo vinto lo scudetto, senza manco un errore, senza manco un favore arbitrale. Di staccare la seconda i 16 punti, e al di più, con bilancio in attivo più 85 milioni di euro. Ma che pulito parla. Quindi, per come lo ha vinto in Napoli, non lo vincerà mai, e dico mai, nessuna squadra di quelle tre lì sopra. Mai! E i dati stanno alla mano già quest'anno. Non potete mi dire che l'Inter non è stata pure. Lasciamo stare che è forte, ok, ma che non è stata pure favorita da degli episodi arbitrali. Noi l'anno scorso manca mezzo favore, quindi quando avrete queste caratteristiche, state sempre a bilancio zero, dovete avere queste caratteristiche, che allora proprio di davanti che avete vinto un grande scudetto, ricordatevi solo questo, che abbiamo vinto noi, solo noi, e solo noi lo potevamo vincere, così, Orieste. E voglio i gol, non lo vincerete mai così lo scudetto, mai non vinci lo scudetto, mai e poi mai, pass e chiù, un bacio a you, sempre Forza Napoli, perché tutto questo, calcisticamente parlando, è monnezza sicchiro, da che bippo di che fa, ciao a you, e Forza Napoli.